Soccorso Cressa, come nasce l'idea di questa sfida, di questa avventura che alla fine è un grandissimo omaggio alla tua terra, alla tua Irpinia? L'intenzione mia era proprio questa, diciamo era un po' di anni che mi ruotava nella testa questa cosa e alla fine quest'anno ho preso lo spunto anche tu dal fatto, vedi che sei con la mascherina, eravamo impossibilitati anche a correre, andare a fare le gare e allora ho preso lo spunto e ho incominciato la preparazione già a metà febbraio. È puntato già direttamente, ho fatto un po' i conti e sono arrivato a farla agosto. Quindi l'idea mia era appunto fare un gemellaggio tra Lugano, da Lugano che è la mia città adottiva, perché onestamente mi sento anche un lugano, tra virgolette, un luganese, visto che sono 50 anni che sono lì, e Castelfranci, fare un gemellaggio. Appunto ho trovato il grande appoggio anche del sindaco Generoso Cresta di Castelfranci e del sindaco di Lugano Marco Borradori, che ringrazio tutte e due, un grande abbraccio a tutte e due, veramente siete fantastici. E niente, dopo abbiamo incominciato questa avventura con l'appoggio di lui e pian pianino siamo partiti 50 km al giorno, anche di più. Abbiamo avuto le nostre difficoltà lungo il percorso sicuramente, però. Che anno ci auguriamo che sia? Beh, speriamo che sia un anno di poca sofferenza, almeno quello, il minimo che possiamo chiedere è di poca sofferenza, fare perlomeno un campionato tranquillo. Media alta classifica, chiaramente non medio bassa, perché almeno siamo l'Avellino, non siamo il Canicattì, però appunto è quello, chiediamo almeno di non soffrire come abbiamo avuto occasione di gioire e soffrire negli anni passati.